sembrava non passare mai quei giorni di maggio. I sentimenti, gli incontri, i sogni a volte infranti dal trascorrere del tempo. Sergio Cammariere, nel suo nuovo album intitolato Una sola giornata, racconta la vita come se si svolgesse nell'arco di 24 ore. Il presente, ogni attimo presente, può diventare eterno. E questa successione di sentimenti che accadono durante la propria esistenza, potremmo forse racchiuderli in una sola giornata. Se non fosse per te sarei niente. Il tuo brano Tutto quello che è un uomo è stato interpretato da Mina, che l'ha inserito nel suo nuovo album Ti amo come un pazzo. Per te è un riconoscimento straordinario? È un regalo incredibile. La più grande cantante italiana riconosciuta nel mondo interpreta questo mio brano in due toni e mezzo sotto. Lei lo fa in la minore, tonalità femminile. E ha aggiunto anche una misura sulle strofe alla fine dell'inciso, rendendo questo brano ancora più evocativo. Le cose belle sono volate via. Nell'itinerario artistico di Sergio Cammariere c'è anche il cinema. L'ultima esperienza è stata con Pupi Avati, per il quale ha composto le musiche originali del suo nuovo film La 14ª domenica del tempo ordinario. Più o meno avrò fatto una ventina di colonne sonore tra cortometraggi e lungometraggi. Questa con Pupi è la più importante della mia vita, perché finalmente a contatto con un grandissimo maestro. Le tue labbra che trovano le mie.